Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Cos'è la malinconia? È uno stato d'animo? È un sentimento che può essere tristezza? Sono forse un poeta, non certo. Non scrive che è una parola ben strana la penna dell'anima mia. Follia. Sono dunque un pittore, neanche. Non ha che un colore la tavolozza dell'anima mia, malinconia. Un musico allora, nemmeno. Non c'è una nota nella tastiera dell'anima mia. Nostalgia. Sono dunque che cosa? Io metto una lente davanti al mio cuore per farlo vedere alla gente. Chi sono? Il saltimbanco dell'anima mia. Aldo Palazzeschi. La malinconia è una vaga tristezza. Ed è un sentimento comune, sovente alimentato dall'indugio e dalla rassegnazione, in qualche caso persino con condiscendenza. È certo annoverato nell'ambito di sentimenti di inquietudine o delusione, anticamente l'umor nero, uno dei quattro umori generati dall'organismo umano, cui si attribuivano malefici e spesso fatali influssi sulle funzioni vitali. Quando si riesce ad alternare l'umorismo con la malinconia si ha un successo, ma quando le stesse cose sono insieme divertenti e malinconiche, è semplicemente meraviglioso. François Truffaut. Oh, accidenti ai soldi! Finiscono sempre col procurarvi una malinconia del diavolo. Tristezza e malinconia sono più eloquenti dell'amore, Honoré de Balzac. L'angoscia e il dolore, il piacere e la morte non sono nient'altro che un processo per esistere, Frida Kahlo. Anticamente la malinconia individuava persino una tipologia umana. Il malinconico era un uomo o una donna incline al dolore, alla commiserazione, malaticcio nel corpo e debole nei sentimenti, pur se non malevolo. Si tratta di un sentimento esteso e sfumato nei contorni, e il senso è difficile da spiegare. Più semplice come in letteratura parlare di natura malinconica. Cesare Pavese, grande scrittore e poeta del Novecento, anche dai suoi amici più stretti veniva definito malinconico, taciturno, e questo alla luce della tragica fine indica come può esserci un fondo di dolore e di distacco dalle cose della vita a indurre quel sentire tutto in una luce scura e disincantata. Chi ha fede a questo meraviglioso sostegno del padre che deve tuttavia essere alimentato nelle opere come nei pensieri. Malinconico è diverso da depresso, ma i due termini oggi si confondono. Gesù al Getsemani. E dopo aver cantato l'inno uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse, ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli con grande insistenza diceva: se anche dovessi morire con te non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani. Ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego.
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate». Matteo 14:26-34. Dopo essersi seduto alla mensa con i suoi discepoli per consumare la sua ultima cena, Cristo inizia il proprio iter di passione, cioè quel percorso fisico e spirituale che lo condurrà al cranio, al Golgota, dove sarà crocifisso. Dopo aver meditato le suddette parole riportate nel Vangelo di Matteo, viene da immaginare come debba essere stato per Gesù vivere quegli ultimi eventi, nella piena consapevolezza del destino che lo attendeva e che aveva per fine ultimo la salvezza degli uomini. Il Getsemani, dall'aramaico Gat Shemanin, cioè frantoio, noto anche come orto degli ulivi, dunque è il luogo chiave in cui si svolgono i fatti appena esposti. Il Signore vi si raccoglie in preghiera attendendo la cattura da parte dei Romani al seguito dell'Iscariota. Una preghiera, come sottolinea l'Evangelista Marco, intima e profondamente confidenziale al Padre, che viene definito Abba. Immaginiamo il silenzio della notte, le stelle alte in cielo, qualche piccolo rumore provocato da un insetto o da un animaletto notturno. E poi i passi di nostro Signore, il suo respiro, il battito del suo cuore, un luogo di enorme spiritualità, il Getsemani, di preghiera, di rinascita al tempo stesso, poiché da lì inizierà il percorso che condurrà alla Pasqua, un termine simbolico che in ebraico vuol dire oltrepassare. Ecco che la malinconia tutta umana di Gesù, il suo trapassare, il suo dolore, ci dicono essenza di questo sentire che è perdita, abbandono, ma non dimenticanza. Vi è la tinta chiara di un colore di tramonto, forse alba, qualcosa che fugge eppure è presente. Qualcosa di profondamente umano. Avete ascoltato? Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini.